dance you should know. When the lights are down low, grab your baby then go. Do the hucklebuck, do the hucklebuck. If you don't know how to do it, boy, you're out of luck. Push your partner out, then you hunch your back. Start a little movement in your sacroiliac. Dai, Bernie, sul serio. Ci hanno chiesto di incontrarle qui. Che vuoi dire? Oh, mi sa che la vedo. Oh, dov'è? Sì, deve essere lei. Che cosa faremo? Prenderemo un frullato, Bernie, per questo siamo qua. Sì, immagino di sì. D'accordo. Mi dovrai un favore, eh? Allora... Mi dovevo mettere l'altra camicia. Stai bene così. Non lo so, Gus, forse lei... E se io non le piaccio, se non... Bernie, finiscila. Parli sul serio. E che mi dici di lei? Non muori dalla voglia di vedere che aspetto ha. Può essere orrenda. No, non è orrenda. Può esserlo. Nella mia mente so già che aspetto ha. Non è orrenda. E così... Hai parlato al telefono con lei per settimane, giusto? Sì. È vero? Sì. Le piace anche solo dopo averti parlato. Non devi preoccuparti di quello che pensa se ti vede. Tu non hai mai avuto questo problema. Andiamo. Coraggio. Dovevo mettermi l'altra camicia. Sono io l'unico a rischiare. Incontrerò una ragazza con cui non ho mai parlato e non l'ho mai vista. Non so perché la tua Miriam voglia fare un'uscita a quattro comunque. Forse non è ancora sicura di me. Come si può non essere sicuro di te, Bernie? Oh, grazie, Gus. Ehi, non dire niente ai ragazzi alla stazione, per favore. Mi sembra che non hai mai avuto un appuntamento. Sì, grazie. Scusa, tu sei Miriam? No, sono la sua amica. Lei è... Ciao, come va? Io sono Cassa. Piacere di conoscerti. Ok, ne parliamo dopo. Ciao. Tu sei Bernie Weber, vero? Sì, sì, sono Bernie. Voi due, andiamo a bere qualcosa. Sì. Vogliamo andare? Certo. Come stai? Io sono Gus. Per un istante ho pensato che al telefono in quella cabina ci fosse l'orso Smokey. Per il tuo cappotto. Oh. Bernie, Miriam non è mai stata su una barca. Ha paura dell'acqua. Non c'è mai stata. Le ho chiesto come fai a uscire con un guardacoste. No, vivo a Cape Cod, non ho alcuna paura. Non preoccuparti, sai, spaventa tutti noi l'oceano. Non ho paura dell'acqua, Bernie. Mi fa paura di notte, tutto qui. Non vedi quello che c'è sotto. Sono altra acqua. Senti, come mai non volevi incontrarmi? Perché hai aspettato così tanto? Non ero sicura di poterti... Di potermi? Lo sai? No. È che tu sei così bello, non ero sicura di poterti colpire. Oddio, no Miriam, tu sei come ti immaginavo. Sì? Oh sì. Meglio. Sai, mio fratello dice, se una cosa la sai e basta. E quale? Ogni cosa, tutto immagino. Intendevo quale fratello? Paul, mio fratello Paul. Lui ha combattuto in Germania, in giusto? Germania, sì. È il maggiore, il preferito di mio padre. Anche gli altri due sono andati in guerra. Il che cosa di tuo padre? Ehi.
una barca stasera. Che ne pensi, Bernie? Prendiamo la Dory. Sarà fantastico. Lo sai che non si può, potremmo metterci nei guai. E dai, Bernie, sarà divertente. Le regole sono regole. Non dobbiamo remare fino al largo. Così questa dolce ragazza andrà su una barca e potrà dirlo. Una Remy? No. No, no, no. Le barche piccole sono... Che ne pensate di una di quelle più grandi legate al molo? Se Bernie è con me, ci sto. Oh, un peschereccio. Quei pescatori non ci vogliono intorno, a meno che non li stiamo salvando. Si credono i padroni dell'acqua, è vero, non sono molto gentili. Su, forza, non fare la sciocca, Miriam. Vai. Usciamo con la Dory. Che cosa c'è da aver paura? Di quello che c'è sotto, no? Ehi, signor Stello, come va? Ciao. Ciao, Bernie. Signor Ryder, vede quella ragazza seduta lì? Con il cappotto che sembra un orso, Bernie? Sì. Altro che... Ho detto lo stesso, è buffo che lo abbia detto anche lei. Sì. Sembra Smokey, vero? Sì, l'orso Smokey. Non conosco nessun Smokey. È solo un cartone. Comunque, signor Stello, quella ragazza ha paura di andare su una barca. Non credo che sia il caso di prendere la Dory. Non vorrei che si sentisse male a quel bel cappotto. Quindi io mi chiedevo se... Vuoi portarla a fare un giro sulla Nagi per il porto? Sì. Non sapresti usare la Dory neanche volendo, no, Bernie? Carla, smettila. È quasi il primo anniversario. Mia sorella vive a casa mia ora. A te come va, Bernie? Basta così, Carla. Lui ha fatto quello che poteva. Scusi se l'ho turbata, signore. Volevo solo chiedere al signor Stello di prestarmi una barca. Questa sì che è una barca. Ti aiuto io. Tranquillo. Freddo, tesoro, non vuoi tornare dentro? La band non ha finito. Fa freddo, c'è una tempesta in arrivo. Ok. Ok, che cosa? Sì, sposiamoci. È solo che non voglio... Che cosa? Stiamo insieme da pochi mesi, è ancora inverno in fondo e poi c'è una tempesta in arrivo, è proprio come quella dell'anno scorso. E allora? Dicono che non ci colpirà. No, ma forse sì, non lo so. Non si può sapere.
Alcune persone non sono tagliate per questo. A volte tornare indietro non si può. Parli della tempesta o del matrimonio, Bernie? Parlo della tempesta, Miriam. Hai paura di una tempesta? No. Non voglio deludere nessuno. E non voglio perderti, io ti amo. Quindi... sì, sposiamoci. Sicuro? Oh, sì. Quando? Devo scegliere io una data. No, quando vuoi sposarti? In aprile, il 16. D'accordo. Ok, 16 aprile sia. Per me va bene, però devo chiedere il permesso a Claff. Devi chiedere il permesso? Sì, all'ufficiale in comando, una regola della Guardia Costiera. Ma te lo prometto, glielo chiederò domani. Ok, Bernie. Ti riporto a casa. Balli bene, sai? Ah, guarda, già comincia a nevicare. Sicuro che è il tempo? Forse è per come canti. For the people say sit down you rock the boat. Canta, the people say sit down you rock the boat. Zitto, zitto, zitto. Thank you.
freddo fuori. Sì. Cerchi ancora di aggiustare qualcosa. Sì. Ma dai, Fizzi, è inutile. Lascialo aggiustare al tizio che sa farlo. Il problema è che non si è fatto vivo. Che hanno detto alla radio del naufragio? È la Fort Mercer. Fort Mercer? È una ragazzona, una petroliera T2. Trasmette via radio da un paio d'ore. A quanto pare ha uno squarcio enorme nello scafo. Sta fuoriuscendo petrolio dappertutto. È a circa 20 miglia a est al largo di Nantucket. Sembra che Boston e Nantucket stiano per mandare la loro flotta. Noi potremmo essere i prossimi. Hanno detto che c'è un vento di burrasca da 50 a 60 miglia orari. Ah, sì, sì. Sarà un disastro. Ah, Bernie, ti ha chiamato Miriam. Sì. Buona fortuna, amico. Sì. Signor Claff, sono io, Bernie, signore. Weber, prenditi un equipaggio, valla fuori e aiuta quei pescatori a fissare le barche al molo. Sì, signore. Signore, devo chiederle una cosa. Mi serve il permesso per una ragazza. Un permesso? Un permesso per una ragazza? Signor Claff, sembra che funzioni. Sì, signore. Non è il momento, Weber. No, signore, ecco, non è una ragazza qualunque, signore. Non ora, Weber. Siamo di nuovo attivi. Questi sono i soccorsi per la Mercer, giusto? E c'è quest'altro puntino, a 2 miglia da qui. Forse riceviamo ancora informazioni errate. Come facciamo a localizzare qualcosa là fuori? Beh, quando viene quel tecnico Fitzpatrick? E dove diavolo è il capo Banks? Io sono Fitzgerald. Banks è alla mensa, le faccio una piantina? Ti prendi gioco di me perché sono nuovo di queste parti? No, signor Claff. Perché sei ancora qui, Weber? Signore, ma io... Porta le vesti con te, legate quei pescherecci. Sì, io dovrei andare con Weber, signore. A legare i pescherecci? Non mi hai sentito, Levesi? Devi... Sì, tu con Weber. Mi dispiace, Alice, è un suo ordine. Che ne pensate? Imbarchiamo acqua, caliamo le scialuppe, ragazzi. Perché devi essere così idiota, Brown? È il minimo pregare per il capitano, il capo Collagen. Beh, i loro uomini, brave persone. E noi non lo siamo, Quiri? Non fraintendermi, pregare è bello, ma non è tutto. Noi dobbiamo fare qualcosa di più. Simbert. Senti, quella testa calda di Brown vuole calare le scialuppe. Le scialuppe? Quiri non vuole fare niente. Entrambi stanno innervosendo gli uomini. Nessuno conosce questa nave meglio di te. Ti ci sei praticamente sposato, quindi a te daranno ascolto. A me? Sì. Su questa nave non piaccio. A nessuno tranne che a te e a Ciuda. L'equipaggio ti ascolterà comunque. SOS. La sala radio è andata, non possiamo usarla. C'è solo Garcia qui con una radiolina a onde corte che cerca un segnale. Forse nessuno sa della nostra situazione. Dico che finché siamo in tempo dobbiamo calare le scialuppe e lasciare la nave. Come le cali in acqua con questa tempesta? Non si può fare, quelle barche sono troppo piccole. È un vero suicidio, Brown. Non si può fare questo, non si può fare quello. Vuoi che stiamo seduti qui a fare nulla? È così, niente ufficiali, niente ordini. Ognuno per sé. Non è il modo giusto, Brown. Non ha mai portato niente di buono. La nave si è spezzata lungo la paratia che separa le cisterne 8 e 9. Il signor Siebert dice che le altre non sono danneggiate. L'aria nella cisterna di Zavorra ci manterrà a galla. Il signor Siebert dice anche... Il signor Siebert dice questo, il signor Siebert dice quella. Cresciutello ormai, lascialo parlare, è qui. Forza. Affonderemo. Sì, però la sirena funziona, quindi continuiamo a suonarla. Forse qualcuno la sentirà. Non lo so, comunque stiamo sicuramente affondando. Lo squarcio nella sala macchina imbarca troppa acqua. Le pompe non stanno al passo. Se l'acqua va al condotto d'aria nel motore, perderemo tutta la corrente. Se la perderemo, perderemo le pompe. Quando le perderemo, affonderemo in fretta. E prima che accada, quanto tempo abbiamo? 4, può darsi 5 ore. Dobbiamo cercare di guadagnare tempo. Almeno così potremmo.
potranno trovarci. Sì, se ci stanno cercando, anche se lo sanno che siamo qui. Il mare è troppo agitato. Ha spezzato questa cosa in due. Come diavolo faranno a uscire? Ecco perché dico che dobbiamo calare delle scialuppe. La nostra fortuna sta per finire. Non ci credo nella fortuna. Le scialuppe in queste acque dureranno circa 12 secondi. Tu e Quiri volete stare seduti a non fare niente? Hai un'idea migliore, Siebert? O vuoi tornare a nasconderti là sotto? Dobbiamo incagliarla. Che vuoi fare? Vuoi farla incagliare, Siebert? Anche se si potesse, perché farlo? Si spezzerebbe anche questa metà, gettandoci tutti in mare. È l'unica possibilità. Serve una secca per arenarcela sopra. Rallenteremo l'acqua in entrata, non ci muoveremo e suoneremo la sirena, così chi ci sta cercando potrà trovarci. Vuoi guidare una nave senza impianto idraulico? È il tuo piano, non funzionerebbe. Costruiremo un timone manuale. Sì, perché dovremmo ascoltarti? A te importa soltanto di questa nave, perciò ti dico una cosa. A te toccherà andare a fondo con lei, a me salire su una scialuppa. Allora, inseriremo una trave d'acciaio nel settore del timone. Metteremo delle carrucole alla fine per fare leva. E governeremo la nave manualmente. Scusate, scusate. Mi sa che la radio funziona. Si dirige a 83 gradi, 27 miglia dalla nave faro Apollo Creed, a circa 20 miglia a est di Nantucket. A est di Nantucket? Non era Pendleton? Fort Mercer è un altro T2. Un'altra petroliera spezzata in due vicino a noi. Ma se tutti andranno per loro, chi aiuterà noi? Come ti senti? Stai meglio? L'hai già chiesto, Claff? No. Chiediglielo, che aspetti? No, allora, ho detto adesso, non posso. E che c'è? Gliel'hai già chiesto? L'hai chiesto, Claff? Ti avevo detto di non dirlo, per cosa? È che per me non è una bella giornata. Lo so che non ti senti Guarda, bene. Non ti serve il permesso per sposarti. Ecco, in realtà sì, capo. Non sei minorenne. Grazie, capo, ma segui il regolamento. Andiamo a prepararci. Non è il regolamento, Weber, è solo una formalità, tipo una cortesia. Ehi, ho sentito bene, te l'ha chiesto lei. Obbedire agli ordini, ah, Weber? Sì, me l'ha chiesto lei, capo. Wow. Sicuro di portare tu i pantaloni? O li porta lei? A quanto pare ti ha tagliato. Che c'è, Weber? Che c'è? Eh? Non devi legare delle barche? È la mia fidanzata, signore. Che ti ha chiesto di sposarla. Andiamo, Ricci, vieni. Benny, come stai? E il lavoro? È stata una giornataccia, tu come stai? Non è che sei il tecnico del radar? No, ho l'ordine di rifugiarmi qui per la tempesta e di cercare un passaggio alla mia nave faro. Puoi aspettare nella mensa se vuoi. Adesso non è un buon momento. Devo prepararmi per scendere al molo a legare delle barche, così... Ti vorrei qui con me. Sento ogni genere di cose su quella nave spezzata. Che c'è? Stai bene? Sì, è solo andata via la luce. È meglio se vai a cercarla, allora. Non ha chiesto la sua 36 piedi alla merda. L'hai già chiesto, Claff? È lui, vero? No, non ancora, tesoro. Ti spiego dopo, devo... Devo andare. Ok. Ti amo. Ti amo anch'io. Ciao, a dopo. Banksy, scegli un equipaggio. Prendi la 36-500 da Old Harbor e va verso la Fort Mercer a 20 miglia est da qui al largo di Nantucket. Non so se passeremo il banco di sabbia con questo tempo, signor Clough. Meglio prendere la 36-383 da Stage Harbor. Però ci metterebbe di più, no? Non troppo. Che ne pensi, Weber? Anche tu sei un nostro uomo, sai com'è stare là fuori. Nessuno supererebbe il banco con questo tempo, nessuno. È una missione suicida. Meglio la 36-383 fuori da Stage Harbor. Ci metterà di più, ma almeno potremo uscire. Buona fortuna, capo. Weber, porta Gatro e levesi giù al molo. Sì, signore.
Non farmi ammalare, Gus. Non dovresti neanche starci perché qui. Perché ci tratti sempre male, Richie? Non prendertela con noi perché non sei andato con Max. Almeno lui uscirà. Vaffanculo. È successo da un anno. Vaffanculo tu. Nessuno avrebbe superato il banco di sabbia. Banks? Comunque, oggi lui non cerca di passare il banco. No, porta fuori la 36383 dal lato della baia, molto ben protetto. Sai, Bernie, non importa quello che passa Ricci. Su Banks e su Carl Nickerson o su chiunque, nessuno avrebbe potuto salvare gli uomini sulla Landry. Che a volte... A volte gli uomini muoiono, Bernie. Abbiamo un timone. Guidiamola fino a una secca. Brown e molti altri sono pronti a calare le scialuppe. La vedono come l'unica speranza. Quegli uomini si servono. Loro prenderanno le scialuppe. A sud e con quelle correnti, io... Sì, credo che sia stata spinta qui vicino, dopo il banco di sabbia. No, non può essere la Mercer, Bernie. È al largo di Nantucket, a 40 miglia a sud-est da qui. Sarebbe andata verso nord-ovest, no? So quello che ho sentito. So quello che ho visto. D'accordo, allora... Torniamo alla stazione, così vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Ho appena parlato con Boston. L'aereo che hanno mandato per la Mercer ha avvistato la poppa della petroliera Pendleton a 5 miglia est da qui. Mio Dio. Due petroliere spezzate a metà in un giorno. Deve essere una specie di record. Boston e Nantucket hanno inviato tutte le barche alla Mercer. Non possono arrivare qui con questo tempo. Weber, scegliti un equipaggio. Prendi quella 36500, supera il banco di sabbia e trova la poppa della Pendleton. Chiaro? Sì, signore. Voi volete riscaldarvi e prendere un caffè? Bernie? Sì? Carl, vuol dire che questo
Non riguarda la Landry. Ah, certo che sì. Richie. Quella notte sono morti in otto. Tu, Gus e Masashi non ce l'avete fatta neanche a uscire. Perché pensi di farcela ora? Lo sai com'è il banco di sabbia in giorni così, vero? Sì. Quell'uomo non sa quello che fa, ti sta mandando a morire. Non si può passare il banco di Chatham in una giornata simile. E non si rimane a galla per molto con mezza nave. Signor Ostello, la guardia costiera dice che si deve uscire, ma non che si deve rientrare. Questo è il regolamento, sa? Bernie, se ti perdi, poi non ti allontani troppo. Non si preoccupi per me, signor Ryder. Non mi perdo, queste acque le conosco molto bene. Non mi posso perdere. No, Bernie, Dave vuole dirti che dovresti navigare intorno al porto, dire che hai provato a uscire e che non ce l'hai fatta, capito? Grazie, signor Ryder, grazie. Ma sa, signor Stello, farò del mio meglio per uscire. Non so se ce la farò, ma ci proverò. Richie è con me. Chi altro? Non lo so, Gus, alzi la mano a fatica. E chi vuoi portare, Bernie? Fitz è l'unico altro macchinista rimasto. Ed è solo di terza classe. Non ha nessuna esperienza. Verrò. Sì, certo, io farò il mio lavoro. Insomma, posso farcela. Tu non puoi andare. Stai da schifo, Gus. Ha ragione, Gus. Un altro. Qualcuno deve andarci là fuori a salvare quei ragazzi, no? Per questo mi sono arruolato. Forse è la mia occasione. Marinaio Erwin Maschi, nave Faro Stomur Sarapato. Hai mai stato in missione di salvataggio? No, di solito rasco la vernice e a volte cucino per i ragazzi. Bene.
Allora, tu, piazza ti a prua. Maschi, Erwin Maschi. Erwin, sì. Ricci, quando puoi, molla gli ormeggi. L'ultima posizione conosciuta della Pendleton è questa. E quindi, una volta passato il banco di sabbia, credo che la corrente l'abbia trasportata più o meno qui, a 6 miglia da noi. Pensi che Bernie riuscirà a farci superare il banco con questa? Non ho mai visto un tempo così. Sì, deve solo assicurarsi di non farci capovolgere, tutto qui. Eh? È la potenza delle onde su quel banco, che può sollevare, che può girare da una parte all'altra più e più volte. Non c'è modo di salvarsi. Quello è capovolgere. Ecco. Entra. Sì. Fitz, ci sei? Prova a metterla in moto! Mollare gli ormeggi! Ormeggi mollati! Bernie è uscito, Gas. Miriam, che sei venuta a fare? È un sì. Clough l'ha mandato fuori. Voglio parlare con lui. Con chi? Clough, il vostro ufficiale in comando. Voglio sapere dove si trova Bernie, sono preoccupata. Sai, dovremmo sposarci. Miriam, le altre fidanzate non fanno così. O le mogli. Loro non vengono qui e non si comportano come te. Allora? Se vuoi, forse puoi, sì, puoi aspettare qui e ascoltare quello che succede. Siediti. GG36500, mi ricevete? Stazione di Chatham, 36500, la vostra posizione, basta. Stazione di Chatham, stiamo lasciando Morris Island, ci dirigiamo verso il canale per superare il banco di Chatham, basta. Che significa superare il banco? Non fatti queste domande. Perché no? Perché no, Gas? Se dovrò stare con lui, voglio sapere. Sei quella col cappotto da orso, vero? Sì. Sì, sono io. Lei saprebbe dirmi com'è là fuori? Le secche su quel banco non sono mai nello stesso posto. La corrente di marea ci porta sopra le onde dell'oceano che quando arrivano in acque poco profonde si ingrossano e frangono. La marea in uscita si scontra col banco.
Quell'uomo non doveva farli provare a superarlo con una tempesta simile. Forse ce la faranno a tornare. Forse si perderanno prima e non usciranno. Voi lo conoscete, Bernie? Lo sapete che non si perderà là fuori? Sapete che segue le regole? Sì, lo sappiamo. Tra poco andremo tutti al molo a vedere se c'è qualcosa che possiamo fare. È la benvenuta. Miriam, per favore, vieni qui. Miriam! Scusi, è lei, comandante Clough? Lei chi è? Miriam Pentanen, la fidanzata di Bernie Weber. Richiami Bernie. Mi ha parlato di lei. Sa che cosa voleva chiedermi? Il suo permesso per sposarmi. È una cosa tra lei, lui e il suo Dio. Insomma, chiederlo a me è solo una formalità. Può sposarla come e quando vuole, non lo sa. Comunque qui non può stare. Va bene. 36500, stazione di Chatham. Procedere come indicato verso la poppa della Pendleton. Perché darci il permesso se l'ha mandato fuori a morire? Ma che diavolo! Gatro, portala via da qui. Signore, il vento è passato da 40 a 60 nodi dalla prima chiamata. Avrà la potenza di un uragano. Gatro, lui ha avuto i suoi ordini. Tu porta lei via da qui e poi fila di corsa a letto. Sei troppo malato. ...36500 stazione di Chatham. Procedere oltre il banco. Ripeto, procedere. Una volta superato, viaggiare diretti a sud. Il radar va a intermittenza, ma mostra un puntino a 10 o 20 miglia a est di Manmoy Point, andando verso sud. Passa. Stazione di Chatham, qui alla 500. Ricevuto. Ho sentito quello che dicono tutti. Lei non sa quello che fa. Scusi, prego? Forse è perché lei non è di qui e non sa com'è là fuori. E lei come diavolo fa a sapere com'è là fuori, signorina? Per favore, li richiami. Come pensa che sarà essere sposata con un guardacoste? Per favore, li richiami. Verrà qui spaventata ogni volta che lui uscirà. Per favore, li richiami. Lei non ci dovrebbe stare qui. Per favore, li richiami. Vada via da qui! Via dalla mia stazione e vada dove dovrebbe stare, a casa! Per favore, li richiami. Via dalla mia stazione! Away.
sul banco. Devo prendere il tempo. Aspetterò un momento di pausa e poi andremo. Abbiamo fiducia in te, Stephen. Quando sei pronto vai e basta, Benny. D'accordo? Dobbiamo farla andare indietro.
Ci lasceremo spingere dall'oceano. Aspetta. Acqua che ci porterebbe subito via dalla secca. È strano non essere in movimento, Eldon? Coraggio. Su, al lavoro. Datemi tregua. Stavo tornando a casa, ho sbandato e la mia auto è bloccata. Mi serve una mano. Sì, viviamo qui vicino. Torniamo a casa mia, chiamerò mio fratello, la prenderà. Salga. Grazie. E il suo cappotto? Lo sposti, lo portiamo alla chiesa San Martin per eventuali sopravvissuti. Ho lasciato il cappotto alla guardia costiera. Ha un uomo lì? Mettila. Non si trova lì adesso, È Bernie Weber. Bernie è un bravo uomo. Non riusciremo a trovarli senza una bussola, Bernie! Non lo sappiamo dove sono! Prendetemi! Sì, mi sto divertendo un po'!
divertente! Altro che essere divertente! Sì, vero, ragazzo mio. Finché i generatori faranno funzionare le pompe, farà guadagnare un po' di tempo a chi è venuto a cercarci. Volevi essere il capo e ora lo sei, Siebert. Però a casa non hai moglie, non hai figli. Sei un uomo solo, sempre nascosto là sotto. Che hai da perdere? E dai, adesso basta. Anch'io ho paura, Brown. Ho una vita proprio come te. Che non c'è motivo di perdere tempo a parlarne. Stazione di Chatham, 36500. Stazione di Chatham, 36500. Mi ricevete? Stazione di Chatham, qui al capo Meg. GG36383. Pollock nave faro. GG36500. Mi ricevete? GG36. Perché non riescono a sentirci, Berni? Noi ci riusciamo a sentirci. Mi ricevete? Stazione di Chatham, mi ricevete? Ripeto, torniamo a casa. Stazione di Chatham, 36383. Tornate a Oda. Pollock nave faro, 500, mi ricevete? Berni, siamo soli. Capo, hai sentito Banks alla radio? Non ce la fa a uscire, torna indietro. La tempesta sta peggiorando. Dovremmo rientrare, Weber. Senti, Berni, siamo andati molto più lontano di quanto chiunque potesse immaginare. Forse Ricci ha ragione. Forse dobbiamo tornare indietro, Berni. Hai sentito Banks alla radio? Noi siamo senza bussola e non possiamo comunicare. Che cosa sono, Ricci? Io ho portato tutti noi fino a qui! Non penso che l'acqua chiunque altro, sono stato io! Siamo stati noi, Ricci. Vuoi tornare subito indietro? No, non adesso, siamo arrivati troppo lontano. Non li abbandoneremo. Non sotto il mio comando. È il tuo dovere. Ehi, Fitz! Spegni il faro, Fitz! Navigheremo al buio! Forse vedremo la luce della Pendleton navigando al buio! Signorina, chiamo mio fratello. Grazie. Diamoci del tu, sono Miriam. A vostra madre dispiacerà se accendo la radio? Va bene ascoltare quelle chiacchiere, Miriam. Meglio vivere senza sapere. Da quanto sei sposata con Bernie? Noi non siamo sposati ancora.
Non so se... Come ho detto, Bernie è un bravo uomo. Un anno fa lui e altri hanno provato a uscire per salvare mio marito Arnie e l'equipaggio della Landry. Pescavano a mano e vicino al Nantucket Sound e hanno cominciato a imbarcare acqua. Era una notte così. Bambini, dobbiamo andare. Ora arriva mio fratello, io vado giù al rifugio. Venite voi due. The people all say sit down, you rock in the boat. For the people all say sit down, you rock in the boat. And the daddy will pull you on there by the sharp lapels of your checkered coat. Sit down, sit down, sit down. Sai chi è lei? Non è colpa di Bernie, caro, non è colpa di nessuno. È come se lei intolpasse qui. Per che cosa? Hai detto tu della nave nei guai, sono in mare a causa tua, giusto? Accendi il fuoco. Scendere! Guarda il candeliere!
sa dove andare? Credo di sì. La ringrazio, signor Nickerson. Niente. Senta, Bernie non è là fuori a causa mia. Sì, lo so. È il lavoro di Bernie uscire in mare, no? Come potrei incolparla? Senza di noi farà ancora più paura. Eldon, devi stare sempre dietro di me. Se ci riesco io, può farlo chiunque. Scendere per ultimo, signor Siebert. Sì.
Fitz, spegni quel faro, d'accordo? Eravamo in contatto radio con la McCallum. Hanno perso 4 uomini, ma hanno salvato gli altri. Il capitano dell'Apollo Kerip ha detto che sarebbero venuti. È la 36-500, Berni! È qui alla radio! Stazione di Chatham! Stazione di Chatham! Mi ricevete? GC36-500, qui è la stazione di Chatham. Weber, sei tu? Sì, signore, sono io, Berni. Abbiamo 32 sopravvissuti a bordo della... 36-500, stazione di Chatham. Hai detto di avere 32 sopravvissuti a bordo. Li hanno salvati. Li hanno salvati 32. Sì, signore, 32. Signore, abbiamo perso la bussola. Non sappiamo dove ci troviamo. Hanno perso la bussola. Non possono tornare senza bussola. Non ce la faranno. E così hai perso la bussola, Weber. Negativo, 36-500, qui è la nave Faro Pollock. Non procedete verso riva. Noi siamo a 5 miglia a nord-est dall'ultima posizione conosciuta della Pendleton. Dirigetevi verso di noi, passo. GC36-500, stazione di Chatham. Dirigetevi verso la Pollock. Scaricate i sopravvissuti. Passo. Fanno presto a parlare, eh? Vero, Risi? GC36-500, mi ricevete? Se loro non sanno dove si trovano, devono dirmi dove siamo noi, perché io non lo so. Weber, mi ricevi? Non andrò in mare aperto. No. Qui è la stazione di Chatham, mi ricevete? Noi li abbiamo fatti scendere da una nave, quindi non vi faremo risalire su un'altra per nessun motivo. GC36-500, qui è la stazione di Chatham. Weber, gli ordini sono di dirigersi a 5 miglia a nord-est e scaricare tutti i sopravvissuti sulla Pollo. A quanto pare Berni ha spento la radio. Ha preso in mano la situazione. Berni Weber. Chi se l'aspettava? C'è dell'altra roba in auto. Manca la corrente in tutta la città. Come sei trovati senza la bussola? Abbiamo subito un'andatura moderata e le correnti stagionali. Siamo stati fortunati. Sì. Fortunati. E ora lo sai come tornare alla base? Sinceramente non ne sono sicuro. Ho disobbedito a tutti i miei superiori. Tanto anche loro non lo sanno, è meglio se lo scopro da solo, no? Il vento ha soffiato alla mia sinistra. E quindi credo che, tenendolo alla mia destra, andremo nella direzione giusta. Dobbiamo solo seguire le luci. Seguire le luci sulla riva. Siamo nelle tue mani, capitano. Ascoltatemi! Il mare rimarrà dietro di noi e ci spingerà in avanti finché non attraccheremo da qualche parte. La tempesta si sta placando, ragazzi, perciò dovremo solo farci guidare dalle luci sulla riva. Anche se dovessimo arrivare lontanissimi, tipo a Nobska Point, non importa, dobbiamo solo trovare terra. Che diavolo di giornata lunga, vero, ragazzi? Sì, altro che se lo è stato. Non perdete fiducia in me adesso. È un'ottima barca, risolverà tutto. Ti riporteremo a casa, ok? Ci andremo tutti a casa. Siamo con te, skipper! Sì! 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 Sì!
superato il banco. Vedi? Vedi? L'alta marea ce l'avrà fatto superare. Vedi? Vedi? Siamo ancora d'accordo per il 16 aprile? Sì. Sì. L'ho chiesto io a Clough. Sì. Ha detto che è solo una... Solo una formalità. Adesso l'ho capito, sai. Thank you.
Yard must go.